Disperdere il patrimonio del Museo Marino Marini sarebbe un grave danno alla comunità. Marini e le sue opere sono parte dell'identità culturale di Pistoia. In questi termini il FAI interviene sulla vicenda del Museo Pistoiese. Congiuntamente il gruppo locale del Fondo Ambiente Italiano e quello Giovani sono scesi così in campo per supportare il neonato comitato Nessuno Tocchi Marino. Obiettivo: lavorare perché le opere del maestro restino a Pistoia ed evitare che il museo chiuda. Sembrava doveroso questo intervento perché ormai la situazione implica una presa di coscienza da parte anche dei nostri volontari e comunque del nostro gruppo attivo su Pistoia. E per questo il nostro gruppo, il gruppo FAI di Pistoia, il gruppo FAI Giovani di Pistoia intendono comunque supportare il comitato che si è neocostituito in questi giorni per Marino e comunque la salvaguardia delle opere di Marino all'interno di questo edificio e comunque in Pistoia, perché pensiamo che sia doveroso e che sia effettivamente una caratteristica ormai peculiare della città, quindi che i cittadini ormai la tengano e la ritengono propria. E questo è un motivo per cui sicuramente il FAI deve agire sulla scia della salvaguardia e della presa di coscienza delle posizioni e delle persone che fanno Pistoia e fanno l'attività culturale, come ha fatto nel tempo la parte di Marino Marini e come museo, e la volontà stessa comunque dei coniugi che hanno deciso dove porre l'attenzione con le opere conclusive di Marino.